Sindaco, una manifestazione qui a Pompei dell'intera filiera turistica regionale per chiedere di ripartire in sicurezza. Una manifestazione molto importante questa di stamattina perché fa capire veramente la drammaticità del settore del turismo. Noi dobbiamo insieme cercare di portare avanti questa voce che questa mattina è partita da Pompei, una città importante, ma come tutta la regione Campania, perché noi abbiamo anche altri siti come quello per esempio della Reggia di Caserta, la stessa Napoli, abbiamo questo grosso patrimonio diciamo, che fa gola al turista, in particolar modo al turista straniero. Quest'anno, da quello che possiamo vedere, anche da quello che si sta dicendo questa mattina, anche la stagione turistica 2021 non è una stagione che all'inizio, come qualcuno dice, siamo alle porte dell'inizio di stagione. Io dico che siamo già a stagione inoltrata e purtroppo anche quest'anno si riuscirà a lavorare intorno a tre mesi e mezzo. Bisogna assolutamente cercare di fare in modo che possiamo noi programmare oggi con certezza e sicurezza la stagione del 2022. In questo ci vuole un grosso intervento da parte del governo che deve fare dei provvedimenti, deve fare una politica forte, una politica economica, una politica dunque fiscale, una politica che possa accompagnare soprattutto i lavoratori dunque del settore, perché la crisi è forte per le imprese ma è ancora più forte per i lavoratori. Naturalmente impresa e lavoratori in questo momento con la politica devono essere insieme per portare avanti questa battaglia, che è una battaglia abbastanza forte perché il turismo in Italia tocca un PIL che è del 13-14%. Io dico che questo PIL in Italia, con la materia prima che abbiamo, non dobbiamo comprare niente, può raggiungere se non superare dunque il 20%. L'ho detto prima, se in Italia l'Italia possiede l'80% del patrimonio dunque culturale e quindi a questo si va ad aggiungere tutte le bellezze naturali con le nostre spiagge, con il nostro mare, noi possiamo superare dunque questa forte dunque percentuale. Ricordiamoci pure che l'80% di questo 80% di patrimonio culturale e artistico sta da Roma in giù, quindi il sud con l'appoggio del governo può avere veramente una grossa ripresa.